Buonasera, ci troviamo in questa bellissima organizzazione, in questo primo premio internazionale di poesia Città di Tor Vallianca. Proprio per segnare l'internazionalità del premio, ho l'onore di far salire qui sul palco il presidente della Camera di Commercio, dell'Associazione della Camera di Commercio Boliviana, Marco Loi. Insegnargli che
attraverso la cultura espressa in diversi modi, può essere la poesia, può essere la pittura, può essere qualsiasi forma, la musica. Il giovane può crescere all'interno con la propria sensibilità, conoscendo magari anche il proprio paese, no? Che come qua in Italia ci sono degli egregi poeti, delle persone che lavorano e che crescono e diciamo contribuiscono all'arte. E anche in Bolivia, per esempio, ho conosciuto gente che fa poesia, e è difficile poi coniugare quello che è la cultura, una forma di cultura, con quello che è poi una realtà locale. Quindi quello che dicevo con Irene, e ho accolto al volo la sua proposta, è quella che nel tempo, ci sarà un altro premio, mi sembra a fine anno, no? Che state organizzando, quindi provo di dare un impegno a cercare di portare quello che è una realtà come la mia, dove c'è business, c'è magari associazione Camera di Commercio, quindi si parla di sviluppare accordi, di sviluppare il commercio, eccetera, però portare anche queste attività a contatto per cercare di farle entrare in quello che è il mondo della cultura, perché io non le vedo staccate l'uno dall'altro, non le vedo staccate l'uno dall'altro, e secondo me proprio lo sforzo degli addetti alla cultura con chi invece sta in altri ambienti è quello che verso cui bisogna andare per cercare di farli avvicinare e cercare poi che uno supporti l'altro, perché parliamoci chiaro, per fare delle cose, per realizzare dei progetti, per appoggiare anche a livello sociale poi alcune iniziative, bisogna avere anche economicamente, bisogna avere delle leve, c'è poco da fare, questa è una cosa che conosciamo tutti, anche per far crescere un premio, per farlo diventare più importante, per farlo diventare più internazionale. Quindi è bene che quello che è cultura, e a volte è un ambito che sembra ristretto e in cui non si riesce a entrare, è bene che prenda proprio quello che di spirito e di più alto ha un'espressione culturale, che è universale, lo è la poesia, lo è la musica, lo è l'arte, lo è qualsiasi espressione a livello culturale. Quindi cerchiamo di avvicinarlo un po' di più a quello che è il mondo, diciamo, normale, gente come me che viene da un'esperienza più professionale, più legata al business magari, e però si vuole avvicinare a conto e a sentito del presidente di sé questa spinta verso la cultura. Se riusciamo a fare questo, poi riusciremo anche a creare più forza per appoggiare anche iniziative culturali. Oggi abbiamo qui rappresentata un'associazione, detto non è rappresentata, però di fatto lo è, e domani avremo magari dedicheremo le nostre iniziative a qualche altra associazione in appoggio per cercare di raccogliere fondi pro queste iniziative. Quindi ecco, questo è un po', ho voluto portare un'esperienza, diciamo, diversa dalla vostra sicuramente, però che vuole entrare, c'è questa voglia di voler avvicinarsi a una espressione di arte, di cultura, che io ritengo sia universale. Quindi il mio impegno come Camera di Commercio Italo-Boliviana, che ha due sezioni, io ho creato due sezioni all'interno della Camera di Commercio, una per i progetti, diciamo, di tipo industriale, e l'altra invece culturale, proprio per questa mia anche rapporto con l'Orchestra Sinfonica eccetera della Bolivia, e già ho fatto gli accordi a livello nazionale con il Conservatorio di Santa Cecilia, e vorrei portare questa esperienza e questa attività con la nostra associazione e cercare di realizzare assieme quello che è un po' il mio sogno, ma credo poi che siamo tutti quanti, avvicinare di più l'arte in qualsiasi forma si esprima al mondo invece che ci circonda, che a volte è un po' troppo arido, un po' troppo insensibile. Quindi cerchiamo di aiutare questo mondo che abbiamo intorno a recuperare un po' quello che è la sensibilità, di arrivare un po' più al cuore, no? Che ognuno di noi sicuramente ha, ma a volte è un po' assorbito, un po' addormentato. Grazie a tutti e grazie.